Allora, adesso facciamo una simulazione dell'esame per l'ADA di attuazione e monitoraggio del piano di digital marketing, quindi la parte tecnica di scrittura creativa. La vediamo dal principio alla fine. Innanzitutto prepariamo gli strumenti. Abbiamo bisogno di Word aperto e del browser sulla piattaforma, perché in Word prenderemo gli appunti che ci chiede appunto di prendere l'esercizio. Quindi abbiamo la traccia, la leggiamo insieme. Nel terreno del Bimbis ad Homus, nelle campagne di Chiaramonte, in provincia di Sassari, si trova una Domus de Janas di particolare pregio, finora rimasta semplicemente come plus per i curiosi tra gli ospiti della struttura. La famiglia Concas, titolare del B&B, ha visto la figlia Giovanna iscriversi nel 2020 all'albo delle guide turistiche regionali e pertanto ha pensato di offrire come servizio la visita guidata. All'attività ricettiva, ormai consolidata dopo anni di presenza attiva nel territorio del comune di Chiaramonte, la famiglia ha deciso di affiancare quella di Tours alla scoperta della storia del proprio territorio, offrendo inizialmente la visita alla Domus che si trovano in casa. L'offerta è composta da una visita per gruppi da 4 a 6 persone, della durata di 2 ore, alla scoperta della Domus e delle specie faunistiche e floreali che si potranno incontrare lungo il tragitto al costo di 60 euro ripartiti tra i componenti del gruppo. La scelta dei titolari è quella di circoscrivere la nuova offerta al mattino e di pubblicizzarla sul sito web della struttura. Ok, analizziamo un attimo questa traccia. Dobbiamo pubblicizzare una nuova offerta, mentre vediamo anche che questo B&B è già con una posizione consolidata nel territorio. Quindi creeremo una pagina nel sito della struttura, che sarà in questo caso la piattaforma dove andiamo a svolgere le esercitazioni e gli esami. E quindi non dobbiamo spingere il B&B, ma dobbiamo spingere la nuova offerta. Vediamo le richieste. Allora, punto A e B. Creare file multimediali di differenti tipologie elaborando e gestendo immagini, testi, filmati, suoni, animazioni, eccetera. Tradurre in narrazione i plus dell'offerta e le caratteristiche specifiche di un prodotto, servizio o territorio per suscitare l'interesse e l'apprezzamento dei potenziali fruitori. Crea una pagina web con testi e immagini mediante cui promuovere il tour storico-naturalistico. Usa lo storytelling commerciale e strategico per catturare l'attenzione, coinvolgere e spingere all'azione i potenziali clienti in target. E analizziamo già anche il punto C perché è fondamentale per fare la AB, che ci chiedono di creare appunto la pagina web. Ma siccome noi dobbiamo anche ottimizzare i contenuti in ottica SEO, è importante incominciare a scegliere le parole chiave, cosa che ci viene chiesta al punto C. Quindi scegli all'interno di questo elenco le due keyword principali coerenti con i tuoi obiettivi di marketing in base al traffico di ricerca. Ok, qui ho già una ricerca fatta, ricordiamoci di indicarlo. Allora, incominciamo ad indicarlo qui. Andrei sul keyword planner di Google Ads a controllare i traffici di ricerca e raccogliere ulteriori idee di parole chiave dall'elenco proposto, scelgo le seguenti parole chiave, due punti. Indichiamo quali scegliamo, andiamo ad analizzarlo. Allora, guardando i traffici di ricerca mensili, ci sono tre candidati, fra cui devo scegliere le due, quindi tour guidati, visite guidate e tour privati, che hanno dei traffici di ricerca medi simili. Quindi a questo punto abbiamo ridotto a tre. Siccome tour guidati e tour privati condividono già una parola chiave, io prenderei sicuramente visite guidate e tour privati, in modo che tour guidati, visite guidate, visite private, anche incrociando un po' le parole chiave ci può dare un bonus contando che sono termini che possono essere in comune. Quindi le parole chiave che andiamo a scegliere, almeno che io vado a scegliere, sono visite guidate e tour privati. Allora, quindi elenco. E tour privati. Ok, motiviamo il perché. Queste perché. Parità di traffici medi di ricerca con tour guidati, la combinazione delle parole contenute in questo
queste vanno a comprendere l'entità tour guidati che Google andrà a comprendere l'entità tour guidati. Quindi metto tra parentesi tour più guidati. Vediamo se riusciamo a barrare questo. Ok, quindi questo mi darà un certo vantaggio. Allora, scelte queste due parole chiave, andiamo sulla nostra piattaforma ed iniziamo a creare la pagina. Contenuto, aggiungi contenuto, pagina. Allora, titolo, ricordiamoci di mettere sempre il nostro nome per identificarlo. Questo non è per l'esercizio, è semplicemente per il controllo nostro. Quindi, B&B Sadomus. Ok, quindi nel corpo sfruttiamo sempre, ricordiamoci, il framework CSS Bootstrap che ci divide lo schermo in 12 colonne. Quindi per inserire poi i vari elementi ricordiamoci che useremo delle righe. Adesso, prima della prima riga, quella generica, voglio mettere un titolo. Eccolo qua. E sarà l'H1 della pagina, il titolo principale. Ricordatevi. Fondamentale nell'H1 per il SEO, se riuscite, mettete la parola chiave. L'H1 è uno dei fattori più importanti per il posizionamento. Quindi noi vogliamo pubblicizzare delle visite guidate. Perfetto. Quindi nuovo servizio. Visite guidate al Domus de Janas. Di cosa andremo a parlare? Ricordate, l'H1 riassume tutto il contenuto della pagina. Noi adesso dobbiamo fare uno storytelling dove raccontiamo questo nuovo servizio, dove cerchiamo di coinvolgere e vendere questa cosa. Quindi parliamo del nuovo servizio, visite guidate alla Domus de Janas. Ed ecco che visite guidate lo sto incominciando a mettere. Adesso non ho messo chiaramonti nell'H1, semplicemente perché visite guidate alla Domus de Janas a chiaramonti magari incominciava a essere un po' pesante, però c'è la parola chiave. Già, visite guidate qui e nei contenuti chiaramente cercherò di localizzarlo. Ricordiamo di contestualizzare perché se vogliamo vendere dobbiamo posizionarci localmente. Ok? Se cercate un idraulico e lo state cercando a Sassari, non cercherete idraulico su Google, cercherete idraulico Sassari chiaramente. Ok? Perché a voi di chiamare un idraulico che invece ha la sede a Cagliari, se state a Sassari, non avete nessun interesse. Google per certe cose già capisce di suo che da dove state cercando. E vi propone le realtà più vicine, però soprattutto in settore turistico, quando le ricerche non sono fatte dal posto, cioè se voi cercate un B&B non dovete andare a dormire nel B&B a fianco a casa vostra, ok? Ma lo cercherete da un'altra parte, allora lì dobbiamo contestualizzare geograficamente. Quindi ricordiamoci di indicarlo. Quindi salviamo il titolo e io aggiungo già una prima riga che divido in due colonne. Allora, lascio un minimo di spaziatura a sinistra e a destra per non appiccicarci proprio al bordino dello schermo e metto due colonne. Ricordiamoci, la somma delle varie colonne deve essere sempre 12, quindi sul cellulare ha poco senso per quello che vogliamo ottenere dividerlo perché sarebbe poco leggibile, quindi lascio tutto lo schermo, lo divido in due sul tablet. Mentre mi prendo 8 su 12 colonne sui computer più grandi. Analogamente, l'altra colonna andrà a compensare gli spazi che ho lasciato, quindi 12 sul telefono, 6 sul tablet e 4 sugli schermi più grandi e salviamo. Ok, adesso qui all'interno metterò il paragrafo e un'immagine. Scegliamo intanto un'immagine. Possiamo attingere alla libreria che abbiamo già qui sul sito. Prendiamo la foto della Domus de Janas, quindi larghezza 100%, la stiamo gestendo tramite la colonna e altezza automatica, quindi titolo, foto di una Domus de
Jonas a Chiaramonti. Vedete, qui stiamo già incominciando a contestualizzare anche territorialmente. Ricordatevi, l'alt text aiuta un po' anche questo in ottica SEO. Il campo titolo, invece, ricordatevi che è quello che viene sfruttato dai lettori di pagina che sfruttano i non vedenti. Quindi, sebbene non ci dia chissà quale vantaggio per il SEO o chissà cosa, da un punto di vista di marketing può essere un qualcosa che ci torna utile. È una nicchia, però ci costa poco aggiungere una mini descrizione qui e stiamo facendo un servizio. Quindi salviamo, abbiamo inserito l'immagine e adesso qui inseriamo il nostro paragrafo, un campo che si chiama HTML. Aggiungi e incominciamo a scrivere. Allora. Quanto conosci la Sardegna e la sua storia? Nel nostro B&B a Chiaramonti, ospitiamo da sempre un'antica Dom's de Janas e pensiamo che possa interessarvi. Punto. Mi chiamo, ti aspettiamo. Lo scorso anno nostra figlia, sembra si chiamasse Giovanna. Vediamo un attimino, prendiamo un po' di spunti dalle informazioni che abbiamo dalla traccia. Sì, Giovanna. Ricordate, siete sul sito della struttura, ok? Quindi siete voi che parlate al vostro potenziale cliente. Non parlate in una maniera impersonale, tipo la figlia della famiglia Concas, eccetera. Siete voi la famiglia Concas, la titolare del B&B. State parlando con qualcuno, ok? Quindi mi raccomando, parlate in maniera appunto colloquiale, coinvolgente, non impersonale, ok? Quindi lo scorso anno, Giovanna si è iscritta. No, scusate, la tastiera messa in inglese. All'albo delle guide turistiche regionali. E questo ci permetterà, a partire dalla stagione 2021, di offrirvi un nuovo servizio che vi racconterà. Un nuovo servizio che nasce passione per siamo stati è quello per l'accoglienza turistica. Quindi un nuovo servizio qui di visite guidate. Incominciamo a mettere le parole chiave, ok? In maniera, ricordatevi, sempre naturale. Il contenuto non deve essere pregiudicato. Quanto conosci la Sardegna e la sua storia? Il nostro B&B a Chiaramonti. Quindi Chiaramonti lo andiamo ad evidenziare. Un'antica Domus de Janas. Poi sono qualcosa che viene cercato. Qui non è nostro guide turistiche regionali, allora, guide turistiche, ok, sempre comunque a tema con quello che stiamo parlando. A partire dalla stagione 2021 offrire un nuovo servizio, l'accoglienza turistica.
Quindi salviamo questo cappello introduttivo. Aggiungiamo adesso una sottosezione. Io qui vado a mettere un altro titolo, stavolta un H2. Ricordatevi, è fondamentale solo un H1 per pagina. Ok? Fondamentale questo. Se ce ne sono di più è un errore. Visto e guidata la nostra Domus a Chiaramonti. Adesso noi in questo paragrafo andiamo a parlare di questo e nell'H2 abbiamo rimesso visite guidate, ok? Che è una delle due parole che abbiamo scelto. Poi dopo inizieremo a parlare anche dei tour privati perché chiaramente dobbiamo mettere tutti e due. Quindi aggiungiamo la seconda riga. Ricordate sempre che alterniamo il lato a cui mettiamo la foto e il lato a cui mettiamo il testo, perché se no ci ritroviamo un mappazzone di testo a un lato e tutte le immagini incolonnate all'altro, e visivamente, a parte essere poco elegante, è disturbante. Quindi questa cosa qui andrebbe un po' a pregiudicare l'esperienza di chi visita la pagina, e se lui già, anche così istintivamente, psicologicamente, vede un attimino tutto il testo accumulato così, può sembrargli più pesante di quello che in realtà, con dei brevi trafiletti, che vanno a parlare dei vari argomenti. Quindi stacchiamolo, facciamo sì che anche da un punto di vista istintivo, psicologico, la cosa rimanga leggera. Quindi stavolta la colonna da 4 la mettiamo a sinistra e a destra metteremo quella da 8. Ricordate, così facendo noi stiamo anche creando un'interfaccia che è responsive, si adatta ai vari dispositivi, quindi che la si visualizzi questa pagina da un computer, da un tablet o da un telefono, sarà sempre visualizzata in modo che possa essere fruita. Aggiungiamo l'immagine, stiamo parlando delle visite alla Domus, cerchiamo un'altra immagine della Domus, ma prendiamo un dettaglio interno stavolta. Allora, incisioni, taurine dentro la nostra Domus a Chiaramonte. Quindi foto di incisioni taurine. Larghezza 100%, la regoliamo sempre tramite la nostra colonna e altezza auto si adatta in base alla larghezza. Quindi qui andiamo a mettere il nostro testo. Abbiamo detto che adesso parliamo della visita guidata. L'abbiamo scelta al plurale, visite guidate. Quindi ricordiamocelo, quindi le visite guidate alla nostra Domus. Pieno agro di Chiaramonti, partono mattino e si svolgono interamente all'interno del terreno del nostro B&B. Colazione, ci riuniremo con il gruppo per partire. Lasciare i tour privati della giornata coperta di questo angolo di Sardegna e della sua storia.
le visite guidate, scoprirete che le domus degianas sono molto antiche. Una forma di sepoltura precedente al periodo nuragico. Delle vere e proprie stanze costruite ad hoc per far sentire il defunto a casa propria anche nella vita oltre la morte. Lungo il percorso, privati, Giovanna vi parlerà anche delle specie tipiche flora abitano il territorio ed è possibile apprezzare lungo il percorso di questo tour privato. Giovanna vi parla anche delle specie tipiche di fauna che abitano il territorio ed è possibile apprezzare qui a Chiaramonti. Allora, mettiamo un po' di grassetti, Chiaramonti, tour privati, specie tipiche di fauna e flora, questo non tanto per il SEO, ma è un'informazione importante per l'utente, ricordatevi, pensiamo sempre all'utente, ok? Quindi visite guidate, quindi la Domus de Janus, tipo formazione precedente al periodo nuragico. Nelle vere e proprie stanze così. Poi dopo la colazione ci riuniamo con il gruppo per cominciare i tour privati, quindi sempre parola chiave, la scoperta di questo angolo di Sardegna e della sua storia. Visite guidate, quindi visite guidate di nuovo. Chiaramonti. Ok, salviamo. Vedete come in modo naturale comunque abbiamo buttato dentro le parole chiave e le abbiamo anche messe in evidenza. Ok? Qui stiamo proprio parlando del servizio. Adesso in un'altra, dove appunto diciamo che cos'è una Domus de Janus, come che partiamo dopo la colazione, quindi la mattina. Raccontiamo un po' che cosa sono le Domus de Janus, delle sepolture molto antiche. Insomma, cerchiamo di raccontare un po', di interessare il potenziale cliente perché venire da noi, perché da noi ti portiamo a vedere anche questa cosa qui, ok? È una cosa molto antica, parla della storia della Sardegna, di chi siamo. Probabilmente avremmo potuto enfatizzarlo un po' di più, raccontare, parlo un po' più sul personale colloquiale, però a livello tecnico, che è la parte adesso che voglio che recepiate, mentre poi per la composizione del testo vi rimando sempre alla collega, mi importa questo, un testo naturale, leggibile, ok? Non una cozzaglia di parole chiave, dove però cerchiamo di metterle dentro e le mettiamo in evidenza, perché questa cosa ci permetterà di posizionare il nostro sito. Quindi adesso nuovo paragrafo. Un altro H2. L'organizzazione dei tour privati. E vedete, ci rimetto la parola chiave. Ok, tour privati stavolta.
quindi riga, e le due colonne, sempre rispettando l'alternanza. Quindi colonna da 8. E colonna da 4. Non scordatevi mai anche gli altri dispositivi, eh. Quindi qui invece prendo un'immagine ora che richiami proprio l'escursione in sé. Andiamo a vedere in libreria che cosa abbiamo. Eccola qua. Foto di due persone nel gruppo di tour privati a Chiaramonti. Poi continuiamo sempre un po' a spingerla. Ah, ho dimenticato la dimensione. Se dimenticate qualcosa, ricordate, andate sulla barretta grigia in alto, vedete c'è questa matitina, ci permette di fare delle modifiche. Quindi larghezza 100%, altezza auto. Salviamo. E ricordatevi sempre anche che quando mettete questo simbolo qui, potete trascinare e spostare gli oggetti. Ok? Quindi paragrafo, per i nostri tour privati a Chiaramonti, verso da, per i nostri tour privati a Chiaramonti verso la Domus de Janus. Ci muoviamo generalmente in gruppi composti da 4 a 6 persone che soggiornano presso il B&B. Composto il gruppo, la partenza è fissata alle 10:30. Dopo la colazione. Visita. Guidate adesso Regianas del nostro B&B a Chiaramonti. Durano all'incirca 2 ore e lungo il tragitto ci saranno alcune soste durante le quali Giovanna vi racconterà dettagli e gli aneddoti legati alle varie piante e specie animali che sono presenti nel territorio. Domus, se tu parti è vero una sosta durante la quale vi parleremo della simbologia nuragica e prenuragica del queste tombe
Sì, mi si trova anche. Posti nel mondo, ma non vogliamo svelarvi troppo perché sarà un piacere per Giovanna raccontarvi tutte queste cose. Quindi andiamo a avere le nostre parole chiave, quindi tour private a Chiaramonti. Parliamo sempre delle visite alla Domus de Janus, quindi evidenziamo quindi gruppi composti da 4 o 6 persone che soggiornano presso il B&B. Quindi partenza è fissata alle 10:30. È importante questo, anche se no, non per il SEO, ma è importante per chi fruisce del servizio, quindi mettiamolo in evidenza. Quindi visite guidate. Di circa 2 ore. Giovanni ci racconterà tutti i dettagli. Quindi arrivate alla Domus. Tour privati. Parliamo della simbologia analogica. Quindi contenuti sempre. Genealogiche, cronologiche, perché cassetto non siamo fatte così, ma non vogliamo svelarvi troppo, perché sarà un piacere per Giovanna raccontarvi tutte queste cose durante nostre visite guidate. Ok, quindi direi che siamo stati abbastanza descrittivi, tempo di una call to action. Una riga, anzi, gli dedicherei proprio una sezione. Come prenotare le visite guidate? Così, con la scusa, ci mettiamo un altro H2 con la parola chiave. Quindi, riga, stavolta, no, che ho fatto? Ho messo direttamente un HTML. Allora, delete. Cancella. Quindi aggiungiamo una riga. Lasciamo stavolta una colonna unica, mettiamo soltanto un testo. Quindi 12. Siete pronti a scoprire le radici del suo popolo? La sua storia è antica ed affascinante. Parla dei grandi torri. Giganti, del culto, le fonti semplicemente iniziavano una nuova vita. Se vuoi scoprire tutto questo, puoi chiamarci al numero 0789 000000. Se volete, stavo parlando al plurale, quindi se volete scoprire, potete chiamarci a noi e prenotare i vostri tour privati insieme alla nostra Giovanna. Vi aspettiamo. Quindi, tour privati di nuovo. Ok, abbiamo messo la nostra call to action, via.
Evidenziamo anche che a noi interessa proprio che ci chiamino. E salviamo che okay, a livello di contenuti ora ci siamo. Quindi due cose adesso, i meta tags e il percorso. Allora, ricordate, è fondamentale di iniziare con studenti slash, in modo che elimini l'intestazione del sito, lasciando solo il vostro contenuto. Poi il percorso della pagina. Anche qui, anche se meno importante di altre cose come gli H1 e gli H2, se noi mettiamo la parola chiave, questo ci può aiutare. Quindi abbiamo detto visit guidate alla Domus a Chiaramonti. Ok? E adesso i meta tag. Quindi titolo della pagina. Nuovo servizio al B&B Sa Domus. Visite guidate. Domus de Janas. Scoprite nuovo servizio di guidate B&B Sa Domus a Chiaramonti. Tour privati alla Domus de Janas, più o meno come lunghezza ci dovremmo essere, dopo la verifichiamo. E adesso abbiamo finito la parte del SEO. Se vogliamo compilare anche gli Open Graph, quelli per i social, ricordiamo dobbiamo essere ancora più brevi, quindi visite guidate dal B&B. Ok? Scoprite con noi la nostra Domus de Janas. Ok, quindi adesso incominciamo a salvare, così ci andiamo a prendere anche i dati per l'immagine per completare gli Open Graph. Quindi sceglierei questa. Quindi possiamo aprirla in una nuova scheda o copiare direttamente il collegamento immagine o indirizzo se usate Chrome. Allora, qui ho fatto un errore, adesso vedremo come correggerlo. Quindi andiamo su modifica. Anzi, correggiamo intanto l'errore. Come vedete ho messo la riga dentro il titolo. Come vedete prima trasciniamo, vedete il rettangolino si è spostato fuori e adesso abbiamo portato tutto fuori. Vediamo di non averlo fatto altre volte. Perfetto. Apriamo l'immagine in un'altra scheda perché l'indirizzo lo possiamo prendere così, ma dobbiamo anche vedere la sua dimensione. Ricordiamo, eliminiamo lo zoom cliccando la prima volta col tasto sinistro, poi tasto destro e apriamo l'ispettore. Potreste trovare ispezione invece di esami a secondo il browser. Quindi la dimensione è 1980x1845. Dalla barra degli indirizzi possiamo copiare l'indirizzo dell'immagine. Quindi ricordiamo 1980x1485, andiamo a modificare, ritorniamo su Meta Tags, i basic li abbiamo già fatti, Open Graph. Incolliamo qui il nostro indirizzo, poi adesso non l'ho messo dappertutto perché, quindi 1980 abbiamo detto per 1445, l'immagine è una JPEG. E questo lo capiamo dal fatto che è .jpg, lo troviamo qui. Tutta questa cosa che viene aggiunta al .pagespeed.webp è un'ottimizzazione, sempre in ottica SEO, che fa in automatico questo server, comprimendo l'immagine e proponendo ai visitatori del sito un'immagine compressa affinché il sito sia più veloce a caricare. Anche questa è una cosa che aiuta, nel SEO. Cancelliamo tutto, perché a Facebook non piace questo formato. E gli diamo l'immagine originale, eliminando quello che c'è dopo il JPG e la X che mette prima del file. Ora, questo indirizzo qui lo copiamo negli altri due, image URL e secure image URL. Testo alternativo dell'immagine, Domus de Janas al B&B
Domus a Chiaramonti. Quindi, locale è in italiano, glielo segnaliamo compilando questo. L'autore, perché comunque se un autore ha scritto tanti articoli, una certa fiducia, lo andiamo ad indicare sia al social che in realtà qui lo indichiamo solo al social, è la pagina Facebook a cui fa riferimento. Ok? Sezione in questo caso noi non dobbiamo mettere, se volete mettere dei tag, parliamo di visite guidate, di Domus de Janas e di Bed and Breakfast e di Chiaramonti. Questi possono essere dei buoni tag per questo, ma non è fondamentale. Salviamo e la nostra pagina ora è completa anche con gli Open Graph. Vedete, abbiamo risolto il problema del titolo, i contenuti sono pronti, sono già ottimizzati. Abbiamo la nostra call to action. Se vogliamo vedere lo snippet per i social degli Open Graph, clicchiamo sul più e poi su Facebook. Quindi, se noi andassimo a condividere su Facebook questo post, lo vedremo così con l'immagine che gli abbiamo detto e il titolo e la descrizione brevissime che abbiamo deciso prima. Quindi, qui abbiamo finito. Allora, abbiamo fatto i punti A e i punti B. Ritorniamo al nostro esercizio. Quindi, A, B e C. Li abbiamo fatti e leggendo il testo si desume già da lì che abbiamo scelto le parole chiave tour guidati e no, visite guidate e tour privati. Basta leggere un po' i titoli e i grassetti che abbiamo evidenziato e si può capire che è la parola chiave che abbiamo appunto scelto per il nostro lavoro di SEO. Adesso qui il punto D ci chiede di analizzare delle metriche per monitorare l'andamento della campagna di promozione online. Chiaramente non abbiamo il tempo di mettere in piedi una campagna, però abbiamo visto durante le lezioni il Search Console, Google Analytics e il Facebook Insights e quindi andremo a raccontare che cosa andremo a fare. Quindi, monitoraggio. Quindi, punto D, mettiamo, monitoraggio. Nel monitorare l'andamento delle campagne di marketing SEO e social, sfrutterei i seguenti sistemi. Quindi Google Search Console, Google Analytics e Facebook Insights. Ok, su Google Search Console vedrei eventuali problemi di visibilità sui sistemi mobile. Ricordiamoci che in caso di problemi di visibilità mobile, Google ce lo segnala sul Search Console. Quindi, con quali parole chiave gli utenti raggiungono il mio sito. Allora, adesso andiamo a vedere rapidamente su Google Search Console. Quindi, un sito che ha problemi anche mobile, quindi iniziamo sull'algoritmo L'Aquila. Usabilità sui dispositivi mobili. Vedete, clicco qui e mi dice che ci sono degli errori. Questo perché ho preso un sito vecchio che non si adatta ai dispositivi mobili. Cosa significa questo in soldoni? Significa che nelle ricerche da sistemi mobili, dai cellulari, la mia posizione su Google sarà penalizzata perché Google sa che il contenuto non è fruibile comodamente da quel tipo di sistemi e quindi perderò posizione. Mentre poi abbiamo detto anche, parliamo di copertura.
Aspetta un attimo, strumenti e rapporti. Dov'è? Quindi tra l'altro mi dà anche i consigli, il Search Console. Ed ecco le parole chiave. Ecco, me ne hanno spostate, sono sotto rendimento e vediamo nel periodo che noi gli diamo, adesso stiamo guardando gli ultimi 3 mesi, le impressioni, ovvero quante volte il nostro sito è apparso sui social e i click, quante volte sono entrati, con il CTR, che è il click-through rate. Ricordatevelo, questo è un segnale abbastanza importante, sono la percentuale di persone che cliccano quando leggono l'annuncio. Chiaramente più è alto, meglio è, perché vuol dire che il nostro snippet su Google è accattivante e porta le persone a cliccare. Quindi sul Search Console abbiamo detto controllo i problemi di usabilità sui dispositivi mobili, se ce n'è oppure no. Noi nel realizzarlo siamo stati attenti, non dovremmo avere difficoltà. E il rendimento, vediamo quali sono le parole chiave che portano al nostro sito e possiamo anche monitorare impressioni, click e CTR. Quindi lo andiamo ad elencare qui su Google Search Console, vedere eventuali problemi di visibilità sui sistemi mobile e con quali parole chiave gli utenti raggiungono il mio sito con impressioni, click e CTR. Questi sono i dati che prendiamo da Search Console. Poi su Google Analytics invece andiamo a vedere degli altri dati un po' più tecnici. Quindi apriamo Google Analytics, eccolo qua. Possiamo vedere una panoramica del pubblico. Cosa ci dà la panoramica del pubblico? Quindi sempre in un periodo che noi andiamo ad analizzare, in questo caso da gennaio a ora, possiamo vedere quanti utenti sono arrivati sul sito, quante pagine visualizzano, cioè per sessione e in totale, la frequenza di rimbalzo, la durata della sessione. Questi sono i primi indici che noi andiamo a riportare. Su Google Analytics verifico numero di utenti, sessioni, pagine visitate per utente, durata media della visita e frequenza di rimbalzo. Quindi questa è una verifica iniziale. Valutato l'andamento e le variazioni seguenti alla campagna messa in atto, posso vedere la bontà o meno se non aumenta particolarmente. Ricordiamo poi durante l'anno chiaramente ci sono delle oscillazioni, la frequenza di rimbalzo, se sale la durata della visita, ok? Aumentano gli utenti. Questa è una prima valutazione, chiaramente ancora molto superficiale. Vediamo adesso le lingue e i sistemi. Quindi in questo caso qui vediamo che ci sono più utenti di lingua inglese che italiano. Quindi cosa posso analizzare? La provenienza, ok? La lingua, quindi la provenienza è la lingua parlata dall'utenza. Quindi proseguo analizzando la lingua parlata dai miei utenti. Quindi qui mettiamo monitoraggio e proposte, quindi di ed è, li metto insieme. Utenti per valutare eventuali traduzioni se vedo che un mercato
interesse sui miei nuovi contenuti. Ok, se io faccio la pagina adesso della visita guidata e mi ritrovo da 5 utenti di lingua inglese o tedesca ad averne 40, chiaro che vuol dire che sto intercettando una richiesta per un mercato che magari io non stavo considerando. Quindi ecco che proporrei al mio cliente di tradurre quantomeno quella pagina, se non tutto il sito, in modo che anche sui motori di ricerca stranieri, per le chiavi di ricerca straniere, vado ad intercettare la domanda. Perché altrimenti quei numeri che vedo che sono aumentati sono comunque un'utenza evoluta che sta facendo una ricerca in lingua italiana per trovare il servizio. Ok? Ma devo anche ragionare sul fatto che l'utenza media non è sempre evoluta. E quindi se mi rendo conto che c'è richiesta, ok? La mia offerta deve andare ad incontrarla. Ed ecco che propongo, ad esempio, di fare la traduzione sulla base delle lingue parlate dalla mia utenza, che vedo da Google Analytics. Poi, cosa andiamo a vedere su Google Analytics? I sistemi operativi. Ad esempio, per capire se le ricerche sono più mobile o meno, ok? Per esempio, in questo caso ho 25 utenti da Windows, 3 da Mac, che sono sicuro che siano desktop, quindi siamo a 28, e 18 e 10 da iOS, il sistema operativo degli iPhone e Android. Quindi 28-28, diciamo, sono sicuro che siano desktop o mobile. Linux invece è un discorso un po' più particolare perché Linux ha varie declinazioni. Non sarei in grado di dire a priori se desktop o mobile, però diciamo che ho metà dell'utenza, ad esempio, su questo sito che usa il telefonino e metà che usa il computer. Quindi, cos'altro controlliamo? Analizzo poi i sistemi di navigazione per capire quanti di questi sono mobile e quanti no. Avendo già fatto una pagina mobile friendly, specifichiamo perché questo, se non controllano, potrebbe non apparire all'esame. È verificato su Search Console. È verificato su Search Console eventuali problemi e poi corretti, non ho ulteriori proposte. Ok? Poi chiaramente voi il giorno non avete una campagna, non avete da monitorare perché state facendo un esercizio, non potete andare a monitorare una campagna che non è stata realmente fatta. Semplicemente tenete conto che queste sono cose che possiamo verificare e indicatelo, ok? Quindi abbiamo visto la lingua, i sistemi usati, l'acquisizione, possiamo vedere qui quanti arrivano da social, quanti arrivano dal referral, ovvero siti che ci linkano, quanti arrivano dalla ricerca organica, ovvero dalle ricerche su Google e quanti sono diretti. In questo caso vediamo che molti utenti su questo sito ci vanno direttamente, probabilmente ce l'hanno a preferiti o conoscono l'indirizzo e lo girano. Una buonissima fetta arriva dalla ricerca organica, da Google, e un 20% circa arriva dai social, e uno soltanto, una percentuale abbastanza bassa, da siti che ci linkano, ma questo è notorio, cioè statisticamente è sempre quello che è un po' più basso come valore. A meno che noi non abbiamo veramente fatto un'intensa attività di link building, che potrebbe essere, guardando anche, questo segnale, una proposta da fare per migliorare ulteriormente il nostro posizionamento. Noi vogliamo aumentare la ricerca organica, vediamo che poca gente arriva anche dai link, magari abbiamo pochi link, cosa che possiamo verificare su Search Console eventualmente. E lo andiamo anche ad aggiungere. Quindi su Search Console, eventuali problemi di visibilità su sistemi mobile, con quali parole chiave gli utenti raggiungono il mio sito, con impressione clic e CTR. Ulteriore controllo potrebbe essere quello sui link in entrata per valutare una eventuale
azione di link building a rafforzamento delle azioni SEO. Quindi torniamo un attimo su Search Console. Allora, ho la voce link qui. Se io clicco qui, qui vedo i link esterni che vengono al mio sito. Ok, non questi. Questi link esterni qui sono quelli dal mio sito in uscita, ok? E i link interni sono quelli verso le pagine sempre del mio sito. Questi siti con link principali invece sono gli altri siti che linkano me. E qui io posso appunto vedere. Qui sardegna.eu, ad esempio, ha 15 link verso questo sito qui. Maps.me altri 14, Arbus Turismo 11. Quindi io qui posso andare a vedere, ok, ho 140 link verso il mio sito. Mi va bene, non mi va bene? Dipende chiaramente da vari fattori. Ad esempio, questo sito qui comunque è ben posizionato nel suo mercato, che è quello di Arbus, un agriturismo ad Arbus. Quando si cerca esce bene o male per tutte le principali ricerche, quindi non ha bisogno di un'ulteriore spinta SEO con un'azione di link building. Chiaramente, invece, in un mercato molto più competitivo, se dovessi aprire, per esempio, un B&B in Costa Smeralda, è chiaro che con tutti i B&B che ci sono, ho bisogno di un'azione molto intensa per superare gli altri. Ed ecco che, oltre alle ottimizzazioni sul sito, un'azione di link building potrebbe essere utile per superare la mia concorrenza, che è molto forte. Quindi lo abbiamo aggiunto qui, segnalato. C'è anche la possibile proposta, quindi siamo già anche a due proposte che abbiamo fatto. Stavamo analizzando su Google Analytics la provenienza, la panoramica dell'acquisizione dell'utenza. Quindi analizzo le fonti di acquisizione dell'utenza e di risultati. Valuto il comportamento medio degli utenti dei vari canali, quindi esempio ricerca organica, social referral, sono i canali che mi interessa analizzare, social referral. E valuto, quindi valuto comportamento medio degli utenti dei vari canali ed eventuali azioni conseguentemente ai parametri letti. Nell'esempio qui di questo sito, se io vado sul social, vedo che ho una frequenza di rimbalzo del 100%. Ovvero tutti gli utenti che sono arrivati dai social, in questo caso sono arrivati tutti da Facebook, vediamo, come entrano sul sito? Escono subito. Quindi è un'utenza che non mi porta niente, anzi, mi può anche rovinare le altre metriche. Ok? Mentre è vero che la frequenza di rimbalzo, ad esempio, è molto più bassa per la ricerca organica. Tra l'altro, analizzando più nello specifico, vedo che questa è un tipo di ricerca tecnica, non è quella base della mia utenza. Non ho collegato con il Search Console Analytics su questo sito, quindi non mi dice quale parola chiave, altrimenti proprio per parola chiave mi dice ti ha portato tot utenti, questi utenti hanno questa frequenza di rimbalzo, guardano tot pagine, quindi posso vedere quali sono le parole chiave, oltre che mi portano più utenza, che mi portano un'utenza migliore. E questa è una cosa importante che posso andare a specificare. Quindi, se il comportamento degli utenti dai social è utile ai miei obiettivi, proporrei una campagna di rafforzamento, magari tramite Facebook Ads. Ok? Questo chiaramente se valuto che mi porta dei vantaggi. Nell'esempio che abbiamo visto in realtà non li porta. Quindi
Ma non è che non li porti perché in assoluto non va bene Facebook, non li porta perché molto probabilmente quelle visite che arrivano da Facebook derivano da un link buttato in un gruppo, in una pagina in cui è fuori contesto e quindi i pochi che ci hanno cliccato semplicemente non sono interessati. Quindi questo è un qualcosa da valutare. Quindi allora, se il comportamento degli utenti dei social è utile ai miei obiettivi, proporre una campagna di rafforzamento magari tramite Facebook Ads. Yeah. In alternativa, se le metriche mi danno delle indicazioni opposte, sensibilizzerei sull'importanza di contestualizzare le condivisioni e non farle in maniera troppo casuale. Quindi, adesso torniamo alla ricerca organica. Per la ricerca organica posso osservare il comportamento medio per parola chiave, concentrando maggiormente gli sforzi su quelle convertono meglio, ovvero mi permettono di raggiungere i miei obiettivi. Qui ovviamente lo sbaglio sempre. Tac. Quindi cos'altro possiamo guardare su Google Analytics? Possiamo andare a vedere proprio il comportamento del nostro utente sul sito, tutto il suo viaggio. Andiamo qui a vedere il flusso di comportamento. Quindi, allora, di 70 sessioni iniziali, 64 iniziano nella mia home page. Come è normale che sia, l'home page è quasi sempre la pagina più visitata. Ok? Dall'home page io vedo che di 64, 17 proseguono e 47 abbandonano. Ho una prima interazione, ovvero questo già esclude la frequenza di rimbalzo. Quindi visita una seconda pagina. Sono in 19 dal sito a visitare una seconda pagina, di cui 17 provengono dall'home page. Quindi io vedo che alla seconda interazione, vabbè la prima, dopo la pagina iniziale, molti vanno a vedere news ed eventi, nel sito preso ad esempio. E altri vanno a vedere le tariffe, in re. Della tariffe due vanno avanti, uno abbandona, quindi magari a uno non è piaciuto il prezzo. Però capisco che essendo una delle pagine che all'interazione successiva all'arrivo sul sito è più visitata, tenere aggiornate le tariffe, ad esempio, è molto importante. Ok? Come parlare, vedete, in questo caso di eventi nel paese, può essere molto importante perché vado in un posto, perché magari mi interessa un evento. Ok? Poi abbiamo interazioni successive e vedo che magari dagli eventi dopo vanno a vedere le tariffe. Ho trovato l'evento che mi piace in quel posto, voglio andare lì, quanto costa? Ed ecco che vado avanti. Ok, qui vediamo anche che un paio di persone sono arrivate ai contatti. Chi è arrivato ai contatti dopo ha guardato come raggiungere il bed and breakfast. Quindi questo è un comportamento che a me interessa. Ok, dalla home, vado magari alla news, vado alle tariffe, passo ai contatti, cioè passo ai contatti, passo a come raggiungere il bed and breakfast. Questo è il viaggio che io voglio far fare all'utente, che vedo che, ad esempio, in questo caso funziona. Ok? Quindi io posso proprio capire un attimino come si comporta l'utente. Quindi analizzo il comportamento dell'utente medio, come si muove tra le pagine e cosa lo porta alla
conversione. Nell'esempio che abbiamo appena analizzato, ci torno un attimo, abbiamo visto che alla conversione in qui dei contatti che poi vanno a come raggiungere il B&B, vabbè, in questo caso un giro un po' strano dalla cookie policy, comunque abbiamo... è molto strano questo caso. Vediamo comunque che sono molto importanti gli eventi nel luogo, le tariffe, che a volte dopo guardati gli eventi, dopo la home page, vanno a guardare le tariffe. Ok. In questo caso, dopo guardati gli eventi, vanno alla pagina di contatto. Anche qui non hanno abbandonato, vedete? Abbandoni zero. Quindi che cosa posso vedere? Che parlare di che cosa può fare uno in un luogo. Al di là del fatto che io ti sto offrendo delle camere, è una motivazione. Vieni da me perché c'è questo evento, ok? Questa cosa mi aiuta. Quindi posso proporre al titolare del sito di parlare di questa cosa. Quindi analizzo il comportamento dell'utente medio, come si muove tra le pagine e come lo porta alla conversione. Proporrò, anzi, proporrei di valorizzare le pagine che spingono l'utente medio alla conversione. Quindi nell'esempio che abbiamo preso in esame gli eventi. Ok? Sono importanti gli eventi e le tariffe. Quindi direi che con Google Analytics per ora lo abbandoniamo. Abbiamo Facebook Insights. Su Facebook Insights, cosa andiamo ad analizzare? Allora, andiamo su Facebook. Quindi, Insights, e vediamo un po' di metriche che ci possono interessare. Anche in caso di campagne pubblicitarie, abbiamo sempre gli Insights che ci parlano dell'andamento della campagna. Quindi lo strumento è lo stesso sia per le campagne di Facebook Ads che per vedere anche l'andamento di una pagina, ad esempio. Allora, per esempio, ricordiamoci sempre che le visualizzazioni su Facebook lasciano il tempo che trovano. Quello che importa a noi sono le interazioni, ok? Cioè, è importante la visualizzazione, ma visualizzazione su Facebook è tutto ciò che passa nel feed, nella home dell'utente. Ok? Io ora ho visto queste foto, ho visto questa immagine, ho visto questo link, ho visto quest'altra foto. Ok? Alcune cose mi interessano, per esempio mi fermerei a cliccare su foto storiche. Ok? Ho visto quel video, mi è partito il video in automatico. Questo non vuol dire che io sappia nemmeno di che cosa quel video parla. Questo perché non mi sono fermato a guardarlo, sì. Mi è passato nella home, da un punto di vista meramente semantico di visualizzazione l'ho visualizzato, ma non ho idea di che cosa sia. Quindi questa è una metrica che Facebook vede in questo modo, ci può stare da un punto di vista proprio del significato della parola, però è chiaro che di questi 535 che hanno visto magari questo post pubblicato l'11 marzo, il 10% ha interagito, ok? Quindi da 535 a 59. Magari anche ci può aver, lo può aver visto realmente, guardato anche qualcuno che non ha interagito. L'interazione è quando ti mettono un mi piace, quando ti condividono, quando ti commentano, tutte le azioni sul link o l'apertura, il click, sono interazioni, ok? È chiaro che oltre questi 59 ce ne potrebbe essere anche un'altra ventina, però notate la discrepanza fra il valore di copertura di 535 e quello che poi è il valore reale di chi con il post ci ha fatto qualcosa, chi l'ha aperto, eccetera. Cosa possiamo vedere su Facebook? Quindi, allora, su Facebook Insights valuterei copertura senza copertura, anzi, ma soprattutto interazioni con i nostri post siano di una
Facebook Ads oppure quindi dei nostri post cosa possiamo vedere dopo? Quali sono quelli che rendono meglio? Andiamo allora alla parte. Ok, eccolo qui. Questi sono i post recenti. Vedete qui copertura e interazioni. Ad esempio, il post qui che ha generato molte interazioni e molta copertura è quello. È un link al sito che parla di un incendio che c'è stato in un data center. Che ha coinvolto anche la mia attività e quindi sto avvisando i miei clienti che per alcuni di loro ci possono essere dei disagi e che al più presto sarà ripristinato tutto. Ok? Qui mi dice il tipo di post, oltre il post, destinatari, essendo questi post di una pagina, sono tutti pubblici, la copertura, come abbiamo detto prima, chi l'ha visualizzato, vedete, mi dice quale è organica e quale è a pagamento. Non ho fatto una campagna pubblicitaria, è organica, l'ho ottenuta. Creando il post, condividendolo nella mia bacheca, lo devo aver condiviso anche degli amici, quindi sono varie poi interazioni. Quindi 37 persone lo hanno aperto e 14 hanno proprio interagito mettendo reazioni, commenti o condivisioni. Ok? Poi posso controllare la concorrenza. Vedete, se io aggiungo delle pagine concorrenti, posso vedere che cosa fanno loro. Per esempio, questa settimana io ho molte più interazioni di loro. Ok? In generale, però, no. Se andiamo a vedere il numero totale di mi piace, Italia Online, la ex pagina gialla, ne ha 6.300, io ne ho 600. Ok, però chiaramente tutto molto bello. Loro con 5 post e 6.300 utenti, io con i miei 605, con 3 post ho ottenuto 59 interazioni e loro 2. Questo perché ricordiamo sempre, dobbiamo stare attenti alle metriche che andiamo a valutare. Molto bello avere 6.300 fan. Peccato che se su 5 post hai solo 2 interazioni, probabilmente stai sbagliando qualcosa nel marketing. Ok? Quindi studierei la concorrenza. Quindi su Facebook. Ok. Valuterei inoltre concorrenti. Valuterei inoltre le attività delle pagine dei concorrenti per vedere dove posso prendere esempio e migliorare. Sempre su Insights questo, ok? Quindi, cos'altro possiamo andare a vedere noi? Possiamo vedere i tipi di post, allora, interazioni con i post, video, visualizzazione del pari, anteprima. Eccolo qua, post, sul menu a sinistra. E qui vedo proprio l'orario in cui la gente va a interagire maggiormente con i miei post, i giorni in cui lo fa, e il tipo di post che, appunto, con il rendimento. Nel mio caso, il maggior rendimento è stato da questo post che ho pubblicato qualche giorno fa e ho ottenuto che era un link e quindi ecco che ho il link come tipo di post che è molto più efficace. Cambiando pagina, vi faccio vedere l'esempio di un'associazione con cui collaboro, e noi abbiamo cambiato nome, quindi Sky Avengers. Ha più fan, ha molti più contenuti. Qui diciamo abbiamo una panoramica un po' più generale. Ad esempio, in questa pagina il tipo di post che funziona di più è il video. Ok? Vedete come il video, poi le foto vanno molto di più di stati e di link. Ok? Perché comunque l'utenza media di Facebook principalmente reagisce ai post visivi. Il testo di accompagnamento all'immagine lo legge una piccola percentuale di chi ha visto l'immagine. Tante volte mettono l'immagine anche un po' scandalistica, poi magari nel testo ti scrivono un qualcosa che dice non fate così e la gente, la metà sarà arrabbiata perché pensa che tu stai sponsorizzando quella cosa lì, invece stai dicendo non lo fate. Sono cose che succedono su Facebook, che è un social tra l'altro molto generalista, con molta utenza, però
poca utenza evoluta e quindi si ritrova molta aggressività e spesso ci si ritrova anche a litigare per fesserie. Però, a parte questo mio parere personale, un'altra cosa che possiamo appunto vedere su Facebook, analizzerei il funzionamento dei post per tipo, quindi video, immagine, stato, link, gli orari e i giorni in cui la mia utenza è più attiva. Cos'altro possiamo analizzare? Possiamo analizzare la base del nostro utente medio, ok? I nostri follower. Cosa possiamo sapere di loro? Allora, aspettate che era qua, mi piace. No, ok, mi sono perso la metrica. Persone. Ok. Eccoli qua. Posso analizzare le persone, i miei fan. Chi segue la pagina, chi ha messo il mi piace, chi vado a raggiungere, chi coinvolgo. Ok, soprattutto questa metrica è molto importante. Ok, vedete. Questa pagina coinvolge più donne che uomini, la maggior parte nella fascia d'età fra i 45 e i 54 anni. Quindi, sulla base dei contenuti che questa pagina va a produrre, il target tipo sono uomini e donne di mezza età, diciamo, e principalmente si rivolge alle donne, ok? Ha una risposta superiore. Questo è il coinvolgimento, che non corrisponde sempre con i fan. Se guardiamo, infatti, i fan sono di più nella fascia d'età 35-44, però e sono anche quelli raggiunti di più, chiaramente, ok? Ma quelli che coinvolgiamo, quelli che reagiscono, sono per lo più donne fra i 45 e i 54 anni. Quindi, dopo aver analizzato gli orari e i giorni in cui la mia utenza è più attiva, analizzo. Quindi, la mia utenza. Due punti. Sesso e fasce di età dei follower, ma soprattutto coinvolgimento per sesso e fasce di età. Quindi, in base alle variazioni dovute alla nuova proposta possiamo capire se stiamo ampliando o no il nostro bacino di clienti. Ok, e direi che questa è una risposta abbastanza esaustiva per l'esame. Quindi abbiamo detto questo è il C. Punto C. Allora, scelta delle parole chiave. Chiamo i redattito. Poi punto D, monitoraggio e proposte. Quindi ricapitoliamo. Analizzo il testo. Scelgo per prima cosa le parole chiave, il punto C prima della A e il B. Sulla base delle parole chiave scelte, vado a creare la mia pagina, ricordandomi di stare attento al fatto che sia mobile friendly, che non è mai secondario. Vabbè. Vedete come si trasforma? Adesso alla larghezza di un tablet si è messo a metà i due blocchi. Se rimpicciolisco ancora, pensa che sia un telefono, ecco che va tutto in colonna. Ok? Quindi abbiamo fatto una pagina mobile friendly e diciamo che da questo punto di vista l'impaginazione, eccetera, abbiamo ottenuto il risultato per la parte di web design, quindi da questo punto di vista io sono soddisfatto. Quindi
e andiamo a creare i contenuti ottimizzati sulla base delle parole chiave scelte. Quindi visite guidate, ok, visite guidate, visite guidate, visite guidate, vedete, tour privati, ricordiamo, contestualizziamo Chiaramonti, Chiaramonti, ok, non deve essere sbattuto ovunque, ma ci deve essere presente. Quindi tour privati, visite guidate, ok, tour privati a Chiaramonti, organizzazione dei tour privati, quindi vedete che visite guidate, Chiaramonti, ci sono tutte le parole chiave ed evidenziate per far capire a Google, ad esempio qui come prenotare le visite guidate, che questo per me è importante. Poi abbiamo compilato i meta tags, quindi siamo sotto i 70 per il titolo. Ok, qui mi dice che sarebbe meglio sotto i 65, quindi adesso semplicemente posso fare una piccola modifica e trovare un modo di togliere un carattere. E ci siamo con quell'indicazione generalmente di stare sotto i 70. Quindi nuovo servizio al B&B Sadomus, visite guidate, ok? Parola chiave nel titolo e anche nella descrizione. Scoprite il nuovo servizio di visite guidate del B&B Sadomus a Chiaramonti, ok? Quindi qui addirittura mi dice che la vorrebbe appena appena più lunga. Tour privati. Allora qui adesso lo andiamo un po' ad allungare. Poi URL, vedete? Visite guidate di nuovo, Chiaramonti, quindi parole chiave anche nell'URL. Dal punto di vista SEO, sono soddisfatto. Allora, qui vi dice 2H1 perché non si vede l'intestazione del sito, ma c'è, quindi ci mette l'altra H1 che è presente nel sito. Se ci fosse scritto 3, sarebbe un errore. 6H2 vanno benissimo. Ok? Quindi, dal punto di vista SEO, siamo contenti. Social. Se vado a condividere su Facebook, mi si crea questo snippet che mi dimostra che ho compilato correttamente gli Open Graph. Però il grosso della parte social e parte di quella SEO lo andiamo a vedere invece nella risposta ai punti D ed E. Abbiamo monitorato tre portali. Quindi, Google Search Console. Anzi, gli mettiamo proprio il titolo qua. Google Search Console. Quindi riassumendo su Google Search Console, noi abbiamo visto con quali parole chiave arrivano sul nostro sito, se ci sono errori di visualizzazione su mobile e se necessitiamo o meno un'azione di link building. Poi Google Analytics. Su Google Analytics abbiamo visto parecchia roba. Abbiamo molte metriche in più, quindi chiaramente sono molte di più le cose che abbiamo visto. Abbiamo visto le lingue dei nostri utenti, abbiamo visto quanto rimangono sul sito, se escono subito, quante pagine in media visita un utente, poi potevamo analizzare il comportamento per parola chiave, il comportamento per sorgente di traffico, come si comportano gli utenti di Facebook, come si comportano gli utenti che arrivano direttamente da Google, ok? Abbiamo visto appunto quanti utenti usano un sistema mobile e quanti invece usano un sistema desktop. Quindi sono molte le informazioni che noi qui abbiamo indicato, ok? Mentre sui social, allora, quindi questa è ancora Google Analytics, qui iniziamo la parte di Facebook Insights. Cosa siamo andati a... Ah no, aspetta, questo era ancora Google Analytics. Errore mio. Stavamo analizzando il comportamento degli utenti social su Google. Eccolo qua. Su Facebook Insights cosa siamo andati a vedere? Siamo andati a vedere il tipo di post che rende di più, il mio fan medio, i fan che coinvolgo meglio, ok? Se con la nuova offerta ho allargato ad altre fasce d'età, ad altri sessi, ok? L'orario è il giorno in cui i miei fan sono più attivi, quindi quello mi può servire per pubblicare agli orari giusti. Anzi, aggiungiamo la proposta. Proporrei di programmare le pubblicazioni sulla base dei giorni e gli orari di maggiore attività dei follower. Ok, in modo che sia potenzialmente più visto. Quindi facendo poi l'analisi appunto delle fasce d'età, del sesso,
delle variazioni sulla base della mia campagna, posso ottenere altre informazioni e fare proposte. Direi che questo è il nostro compito, quindi soluzione, anzi chiamiamo Roberto, trattino, Sadomus, ve lo caricherò adesso su Team e questa è la soluzione dell'esame.